Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi sarebbe la giornata in cui, come ogni anno, giro il mio Libera un Libro. Che cosa intendo con Libera un Libro? Sono già un paio d'anni, se non mi sbaglio, che praticamente vicino a Natale prendo un libro, ovviamente non è un'idea mia, l'ho vista su internet, prendo un libro, lo incarto, ci scrivo sopra un messaggio, come per esempio aprimi o un regalo per te o una cosa del genere, e poi lo lascio in giro per il paese in modo che un passante qualsiasi lo possa trovare e avere quindi una dolce sorpresa, un regalo, senza sapere da chi provenga. Quest'anno però ho deciso di fare una cosa diversa per due motivi. Il primo è che in questi giorni sta piovendo veramente molto, quindi dato che ovviamente giro il video un po' prima di quando lo vedete voi, e quindi ho paura che a lasciare fuori il libro si rovini. E il secondo motivo è che purtroppo credo in questo periodo che un pacchetto incartato e lasciato da solo, non so, potrebbe insospettire qualcuno e quindi magari se ne terrebbero tutti alla larga e avrei paura, insomma, che non arrivasse a nessuno il mio pensiero. Forse è un'idea stupida, però mi è venuto in mente questo, quindi ho deciso quest'anno di fare una cosa diversa. In pratica ho deciso di prendere alcuni libri, impacchettare anche questi, scriverci sopra un messaggio in cui magari si esorta chi ha il pacchetto tra le mani ad aprirlo e a scoprire la sorpresa, ma invece di lasciarlo in giro per il paese ho deciso di darli alla biblioteca del mio paese, in modo che poi alcuni passanti o comunque persone che frequentano la biblioteca, e io ovviamente non saprò mai chi sono, possano prendere questi libri impacchettati ed avere una sorpresa e portarsi un libro gratuitamente a casa, che ovviamente sarà dato loro in regalo. Ho pensato fosse un'idea carina, sicuramente si fideranno di più di qualcosa che viene offerto da una bibliotecaria, e poi non rischiavo che i libri si rovinassero. E quindi niente, vi lascio al video della mia avventura, e niente, noi vi saluto già da adesso e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Allora ragazzi, eccoci qua, chissà come sarà questa ripresa. Comunque sono a casa dei miei, come vedete dalla stanza, sono a casa dei miei perché lavoro praticamente qui vicino, ed è qui vicino la biblioteca dove porterò i libri. Alla fine ho deciso di donare 13 libri e ho cercato, insomma, alcuni sono miei, quelli che, insomma, avevo in casa, ho deciso di regalarli, altri addirittura sono nuovi perché fanno parte del negozio, quindi di quando avevo il negozio ancora, e mi erano rimasti, ecco. Vi faccio vedere qualche clip di quando li ho impacchettati. Prima di tutto vi dico che ho scelto, insomma, dei libri a tema religioso, dei libri per bambini, dei libri, dei romanzi semplici e un libro anche in lingua inglese, in modo da spaziare un pochino, e poi li ho impacchettati con della carta da pacchi semplice, e al posto del nastro ho messo della lana, del filo di lana, e ho attaccato poi delle immagini natalizie che avevo trovato su internet e che ho deciso, insomma, di usare per abbellire il pacchetto. Secondo me, insomma, funziona. Adesso vi faccio vedere un po' tutto. Thank you.
Quindi niente, adesso sono pronta ad andare, anzi adesso torno a lavoro e dopo il lavoro andrò insieme alla mia mamma. Avrei voluto riprendere all'interno, ho chiesto alla biblioteca se era possibile fare una ripresa senza in realtà riprendere le persone, però volevo riprendere almeno i libri, il momento in cui venivano consegnati, messi a posto e così via. Però servono delle autorizzazioni per riprendere dentro la biblioteca e io non ho avuto il tempo di richiederle, quindi vabbè, dentro non potrò riprendere, però vi faccio vedere comunque la biblioteca almeno all'esterno e il momento in cui io arrivo lì. Su ogni pacchettino ho scritto un regalo per te, buon Natale. Non ho scritto nemmeno il mio nome, quindi nessuno saprà nemmeno da chi provengono questi regali, che è poi l'idea che sta alla base di liberare un libro, non sapere da chi proviene il regalo, ma neppure a chi è destinato. E quindi niente, adesso vi saluto, scappo al lavoro e ci vediamo dopo alla biblioteca.